Bene, che cos'è un arpeggio? E perché noi bassisti suoniamo un arpeggio? Allora, generalmente uno può sentire, bah, fai un bel arpeggio di chitarra, qua il pianoforte suona degli arpeggi. Che cosa sono gli arpeggi? Allora, quando arpeggiare vuol dire suonare una nota per volta le note che compongono l'accordo. Che cos'è un accordo? Allora, in musica quando noi suoniamo una nota, quando noi suoniamo due note, si chiama bicordo, in americano double stop, anglosassone double stop, doppio stop, non so. Quando suoniamo tre o più note si chiama accordo. Ora, queste tre o più note sono sempre disciplinate. Se metto la mano a caso, questo non è un accordo, è una schifezza, ok? Sono sempre disciplinate. Su cosa? Sui suoni della scala, maggiore o minore. Questo deve essere importante, è per quello che io sono particolarmente rompino sul fatto delle posizioni, perché se noi sappiamo benissimo le diteggiature e le posizioni della scala maggiore e della scala minore, l'arpeggio altro non è che una semplificazione di una scala. Così come abbiamo una scala maggiore e una scala minore, abbiamo dei suoni che vengono eseguiti simultaneamente, che vengono presi dalla scala maggiore o dalla scala minore. Allora, l'arpeggio per definizione è una sovrapposizione di terze. Cosa vuol dire una sovrapposizione di terze? Che se noi prendiamo una scala maggiore o minore, suoniamo la prima nota, la seconda nota non la suoniamo, suoniamo la terza nota, la quarta nota non la suoniamo, suoniamo la quinta nota. Questo sono tre note suonate insieme e si chiama accordo. Nello specifico è un accordo di Do maggiore perché io le note le ho prese sulla scala di Do maggiore, quindi Do, Mi, Sol. Do, Re non lo prendo, Mi lo prendo che è la terza, Fa non lo prendo, Sol lo prendo che è la quinta. Bastano tre note per identificare un accordo, ok? Se faccio lo stesso discorso sulla scala di La minore, prendo la prima nota, la seconda non la prendo, prendo la terza, che è un Do naturale, la quarta non la prendo, prendo la quinta. Questo è un La minore. Ora, al di là del fatto che questi siano accordi giusti, sul basso elettrico, quando li suoni insieme, sembra che stanno arrivando gli orchi a ucciderti da Mordor, ok? Perché purtroppo il registro dello strumento non aiuta, sembra sempre tutto cupo. Un accordo maggiore non è poi che sembra così maggiore, stanno arrivando a Isengard gli orchi, quindi comunque viene un po' d'ansia. Tendenzialmente funzionano molto bene se il registro è più acuto. Chiaro? Maggiore o minore? Perché per noi diventa fondamentale questo discorso degli accordi? Perché molto spesso le linee di basso che studiamo, o che possiamo anche creare e che ci piacerebbe a volte ascoltare, sono semplicemente le note dell'accordo suonate una per volta, cioè l'arpeggio dell'accordo stesso. Esempio. Nello specifico ho suonato tre arpeggi maggiori. Altro esempio. 1, 2, 3, 4. Ok, nello specifico ho suonato due o tre, non mi ricordo più, arpeggi minori. Andiamo a vedere che cosa sono questi arpeggi. Come vi accennavo prima, l'accordo maggiore, prima, terza, quinta della scala. Noi la nostra scala è 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Quindi se dobbiamo suonare prima, terza e quinta della scala, molto semplicemente. Prima nota nella scala, dito 2. Terza nota della scala, dito 1. Quinta nota della scala, dito 4. Se voglio ribattere l'ottava, cioè fare Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do, faccio 2, 1, 4, 4. Non so se avete visto gli Aristogatti.
Do mi sol mi do mi sol mi do mi sol do do sol mi do. E quando mamma gatta parla con i gattini fa la canzoncina. Vabbè. Comunque, arpeggio 2, 4, scusate, 2, 1, 4, 4 oppure triade pura senza ripetizione d'ottava, 2, 1, 4. Prendiamo un pezzo con tre accordi maggiori, ok? Twist and Shout dei Beatles, ok? Gli accordi sono Do maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore. Allora, posso suonarlo come se fosse il bassista dei Nirvana. Suonando solo le toniche. Shaking up baby now, shaking up baby, twist and shout, twist and shout. Oppure posso farlo magari con gli arpeggi per dare un suono, un tentativo di una linea che è più caratterizzante. Do maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore. Vedete che è la stessa forma, per questo parlo di forma della mano. Do, Fa, Sol. You got shaking up baby now, twist and shout. Scusate, non riesco a cantare, suonare, non ce la faccio. In genere canto quello che suono. Fire la la bamba, fire la bamba. Ci sono 80 pezzi su questo giro armonico, ok? È molto comune. Stessa cosa si può fare con accordi minori. Vediamo qual è la diteggiatura dell'accordo minore. Abbiamo detto prima, abbiamo visto per comodità la minore, vi ripeto la diteggiatura, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, prendiamo la prima, la terza, la quinta dell'accordo, scusate, della scala, per generare l'accordo abbiamo questa che è la prima nota della scala, questa che è la terza nota della scala, questa che è la quinta nota della scala. Se voglio ripeto l'ottava. Ok? Come vedete, esempio super semplice. L'ombelico del mondo di Jovanotti, quattro accordi. Do minore, Si bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore, Fa maggiore. Allora io cosa faccio? Mi studio gli arpeggi. Do minore, ok, Do minore abbiamo detto, trasporto 1, 4, 3, Si bemolle maggiore, 2, 1, 4, Mi bemolle maggiore, 2, 1, 4, Fa maggiore, 2, 1, 4, Do minore, Si bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore, Fa maggiore. Ho suonato un pezzo di scala. That's it. Ricapitoliamo. Arpeggio maggiore. Arpeggio maggiore con la ripetizione dell'ottava. Torna indietro. Arpeggio minore. Arpeggio minore con la ripetizione dell'ottava. Così come abbiamo fatto con le scale, così come abbiamo fatto con i martelletti, con gli esercizi di tecnica, lo spider, tutti quanti, anche questo diventa un pretesto per fare tecnica e mettere bene le mani, le dita, il pollice, bla bla bla. Nello specifico lo faccio come facevo prima in maniera ossessivo compulsiva, cioè arpeggio maggiore con l'ottava. E anche qua vi risparmio perché vi voglio bene, però lo faccio, giuro sui miei figli. Arpeggio minore con l'ottava.
Mettete le mani bene, non come me. Questo è il concetto del quale vi accennavo prima, forma della mano. Cosa vuol dire forma della mano? Allora, forma della mano vuol dire che se c'è un'informazione specifica di una qualità, e per qualità intendo maggiore o minore, di un qualcosa che tu bassista devi suonare, do minore, quando arrivi a questo do, non lo fai col dito 4, ok? Soprattutto con questa posizione qua, semmai lo fai così, ma non lo fai neanche così. Ma se è un do minore, la tua forma della mano deve essere predisposta a soddisfare il problema di do minore. Per adesso, per le informazioni che abbiamo noi, do minore ha due forme della mano. Scala, arpeggio. Pertanto, se riesci a mettere la mano in una posizione che riesce a soddisfare quel problema, adesso era ipotetico perché ti ho detto io era do minore, poteva essere qualsiasi altra cosa, la tua mano è già pronta a creare una linea che sia qualitativamente corretta con quella che è l'armonia. Questo discorso l'ho fatto vedere abbastanza bene prima. Come vedi, io cerco il più possibile, anche se non sarebbe proprio la cosa migliore da fare. Io mi sposto moltissimo quando suono. L'esempio che facevo prima, Giovanotti, l'ombelico del mondo, potrei suonarlo. Scusa. Mi spiego? Perché lo faccio qua? Perché è più facile. Do minore lo vedo così. Per me questa è la forma della mano di do minore, cioè una posizione della mano che serve a risolvere sia l'arpeggio minore che l'arpeggio che la scala minore. Mi sposto si bemolle maggiore, cambio proprio di atteggiatura, come vedi, da qui passo a qui. Ok? Mi bemolle maggiore, fa maggiore, sarebbe settima comunque. Mi spiego? Cerco il più possibile di ancorarmi a queste due, non due, maggiore e minore, ognuno a due modi, cioè arpeggio scala, in modo tale da avere la sicurezza che se la mia mano fa qualcosa è più probabile che lo faccia in una maniera giusta. Va da sé, ritorno al discorso di prima, la teoria musicale aiuta sempre, perché se siamo in si bemolle maggiore tu saprai benissimo che mi naturale non potrai suonarlo mai nella tua esistenza, quindi da questo punto di vista ancora teoria.